Opla. E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. È da un po' di tempo che mi piacerebbe mettere musica 24 ore su 24 al podere, soprattutto per quanto riguarda gli animali, api, pecore, galline, ma non solo, anche sull'orto. So che stanno facendo delle ottime robe per quanto riguarda il vino, le vigne, musica classica nelle vigne. Ho detto, proviamo, vediamo se questa musicoterapia fatta per gli animali funziona o no. Per fare questo sono in offerta gli Echo Dot di Amazon. So che non sono impermeabili, però io li metto in delle posizioni dove non sono a contatto con l'acqua. Perché Echo Dot? Perché c'è una promozione con Amazon Music Unlimited, dove praticamente per 3 mesi abbiamo tutta la musica che vogliamo gratuitamente. Ci si iscrive al servizio in modo gratuito, dopo quei 3 mesi paghi il giusto che devi pagare, ma nulla vieta un giorno prima che scadano i 3 mesi di togliere l'abbonamento. Tra parentesi vi lascio qua sotto in descrizione il link, quello per Amazon Music Unlimited. Quindi io che cosa farò in questi 3 mesi? Vado a testare il servizio, se vedo che ha delle cose che funzionano magari lo tengo, altrimenti no, sembra il giusto. Quindi piattaforma migliore erano di sicuro gli Echo Dot. Poi li ho anche a casa, quindi sono abbastanza messo bene in questo, anche perché una delle possibilità che hanno è quello di gemellarli. Cosa vuol dire? Che ora qua ne ho due, deve arrivare ancora uno, pecore, api, galline e orto con il terzo, e li possiamo gemellare, quindi vuol dire che possiamo mandare contemporaneamente la stessa canzone, la stessa musica, la stessa playlist. Tra parentesi vi lascio qua sotto tutta la mia playlist che ho fatto dedicata agli animali, se volete andarla a ascoltare. Solo per gli animali, anche per noi, bella musica. Ora non perdiamo altro tempo, andiamo a settare i nostri 2 Echo Dot e fine, dopo andiamo a installarli. Quindi app di Alexa, dispositivi. Eccoli. Ok, allora stiamo connettendo. Echo Dot connesso, 1. Allora, il tuo eco è pronto. Questo è pronto, l'altro dobbiamo farlo ancora. Qua che cosa facciamo? Mettiamo pecore, che così sappiamo che questo qua vale pecore. Dovrò scriverli P di pecora. Ok, poi abbiamo quindi un dispositivo che è stato agganciato. Ora andiamo a sentire il secondo dispositivo. Continua, niente, l'ho sganciato, fa un bagno, continua. Quindi uno è configurato, dobbiamo configurare il secondo, perché prima li configuriamo qua, perché dobbiamo gemellarli, questa cosa qua è importante, riuscire a gemellarli insieme in modo tale che dopo funzioni. Ok, dovremmo andare. Il tuo eco è pronto. Ok, ora li ho installati, facciamo subito una prova che non si sa mai, mettiamo musica. Alexa, stop. Ok, andiamo a installarli e vediamo se funziona tutto. Primo step, corrente dentro. Dopo, se funziona tutto, gli facciamo tutto l'impiantino, eccetera. Però prima voglio capire se funziona, se è una roba che può funzionare. Ora, andiamo da dentro. Perché quando ho fatto il tetto, io mi sono creato... Allora, vorrei dire apposta. In verità non era così premeditata, però l'idea... Chiudiamo un attimo per Boris che qua. Vedi che qua mi sono creato una sacca, ok? Non l'avevo chiusa perché tanto, vabbè, chi se ne frega se passano i topi o passano animali, vai a Boris. A meno che venga un lupo, non ha problemi. Vedi? Qua c'è la sacca che dopo andrò a chiudere e quindi rimane, tac, intrappolato dentro. L'acqua non gli arriva perché comunque c'è tutto il telo. Direi facciamo una prova. Dopo, mal che vada, cosa servono le prove a dire non funziona? Allora, prima di tutto mi stavo venendo in mente una roba che dopo io non ci penso a questa roba. Controlliamo se qua prende. Sino qua arriva internet. Che se non va. Alexa, riproduci musica jazz. Ecco una stazione che potrebbe piacerti. Solo jazz, da Amazon Music. Direi che ci siamo, quindi dobbiamo solo installarlo. Alexa, stop. Boris, c'hai anche la musica disco. Alexa, volume al massimo.
Alexa, stop. Quindi, non... qua l'acqua non scende, non ci arriva in ogni modo. Potrebbe essere un problema dell'umidità? Potrebbe essere. Ma non lo sappiamo finché non lo scopriamo. Devo dire che io ne ho messa uno in giardino dei miei, dura da un anno, certo, sotto la tettoia e al coperto, però da un anno non ha mai avuto problema. E è meglio che lo sperimenti io, perché dopo se lo sperimentate voi è un problema. Quindi vi farò sapere se funziona. Ora andiamo a metterlo anche alle galline. E intanto, Alexa, riproduci musica classica per le mie api. Got Radio Soft Rock Café da Chimil. Rock, insomma. Ti avevo detto altro, però va bene. Alexa, riproduci musica classica. La stazione musica classica da Amazon Music. Lasciamo andare. Allora, dentro il pollaio non arriva internet, quindi dovrò mettere un ripetitore. Ora sto facendo varie prove, qua potrebbe essere una posizione comunque. Beh, il pollaio qua a un metro, cioè, là dietro ci sono le galline, quindi ci può stare. Al limite dopo faccio una capannetta, potrebbe starci. Vediamo se riusciamo a collegarle, perché questa è collegata. Sono riuscito, devo smanettarci un attimo, perché sono riuscito a fare a collegarla, ma con una a destra e l'altra a sinistra. Questa roba invece voglio gemellarle, devo capire come fare. Ora vediamo se parte. Ok, è partita. Alexa, riproduci musica classica. Bella. Andiamo a controllare l'altra, va. E c'è. Sapete che vi dico? La musica è sempre stata una mia grande passione, credo un po' di tutti. Chi lavora nella musica, con la musica di sottofondo, sta meglio. In più, veramente, ci sono una serie di studi. Qua è partita. Dove uniscono proprio la musica classica e la natura. Vuoi per le frequenze, vuoi per il canto corale, anche il canto degli alpini. Ci sono proprio degli studi che secondo me sono interessanti. Ora, abbiamo questa possibilità di 3 mesi gratuita. Non so se continuerò, non so se non continuerò, ma per 3 mesi ne vale la pena provare, anche perché ho pagato un Echo Dot sui 34 euro. Quindi 34 euro sono 10 euro al mese, perché l'abbonamento vale per 3 mesi. Secondo me è un investimento che voglio fare per questa estate. E vediamo. Però intanto sono tanto contento, perché c'è la musica. Farmer, ci vediamo al prossimo video e vedremo se le api, le pecore e le galline saranno più contenti di questa nuova scelta. Ciao a tutti!